When I am losing my student conversation. Bella a tutti rega, io sono Kant ed un saluto dalla Zona Rossa. Zona Rossa che da oggi è tutta la nazione. Quindi a parte i pochi amici che mi seguono dall'estero, noi siamo un po' tutti nella stessa situazione. Oh rega, io non sono uno che vuol fare appello, fare le paternali, però il mio piccolo contributo lo do e vi invito a stare a casa e non fate i coglioni ad andare in giro senza un motivo. Io stesso mi sono autoimposto delle privazioni non vedendo la mia compagna, qualche familiare, e lo so, adesso per un periodo sarà così. Però vedrete che ci lasceremo questo periodo del cazzo alle spalle e un giorno prima o poi risorgeremo. E tra l'altro non sarà facile quando risorgeremo, anche perché sono ormai 2 settimane che non mi metto i jeans e sto con i pantaloni della tuta e porca puttana, che voglia di rimettersi gli skinny jeans? Boh. Saranno problemi ai quali ci penseremo col tempo. Oggi è giorno numero 6 di questo diario di quarantena e tra l'altro regaz, io andrò avanti con questo diario di quarantena, però verrà intervallato tra qualche giorno con qualche video che sarebbe dovuto uscire nella programmazione classica del canale. All'inizio avevo pensato di far uscire magari 2 video al giorno, ma la cosa per me è poco sostenibile, anche perché questi video del diario di quarantena ci metto poco a farli, mentre gli altri video sono più strutturati, più montati e contenuti che vanno scritti, quindi qualche giorno non uscirà questo genere di video, ma è il video della programmazione classica del canale. Detto questo, cercherò di fare un video al giorno. Oggi ragazzi tiro fuori una chicca della mia collezione, ovvero la videocassetta della Burning Heart Records. Piace questa cosa che per questi primi giorni vari un po' i formati, ed un formato che andava parecchio in voga tra i fine anni 90 e inizio anni 2000, prima della comparsa dei DVD, erano le compilation ma su videocassetta. E questo è uno stupendo esempio che fece uscire la Burning Heart Records nel 1999. E Burning Heart, per chi non la conoscesse, etichetta svedese di Örebro, è famosa per aver lanciato band come The Hives, Millencolin, No Fun At All, Refused e tanti tanti altri. C'è da dire che questa videocassetta non era un prodotto destinato alla vendita, infatti, e come c'è scritto anche nel retro, not for sale solo per uso promozionale. E io la presi durante il Beach Boom Festival del 1999 a Jesolo, dove c'era un bill molto molto interessante con band come NoFX, Legwagon, H2O, 59 Times the Pain, e proprio allo stand 59 Times the Pain, band presente su questa compilation, distribuivano a campione per chi comprava qualcosa dei package della Burning Heart Records, dentro il quale appunto c'erano delle compilation su CD, qualche adesivo e anche questa videocassetta. E ragazzi, ai tempi possedere una videocassetta con all'interno dei videoclip fighissimi, infatti ragazzi qui dentro c'è roba come il videoclip di New Noise The Refused, di Lost in Master Millencolin, She Found You dei Sam I Am, Archiviot degli Ives, insomma roba veramente molto molto figa. Foto di copertina, il regas che salta, dovrebbe essere Mattias Farm dei Millencolin. Bellissima questa foto, tipico salto a piedi uniti che andava molto ai tempi del punk rock hardcore melodico fino agli anni 90. E comunque grazie a questa videocassetta diciamo che mi feci molti molti amici. C'erano dei regas che normalmente non mi si sarebbero cagati ai tempi e mi invitavano a casa loro solo per vedere il videoclip di New Noise The Refused. E vabbè, ci sta, però spacca che bastava poco per farsi gli amici, bastava avere la videocassetta giusta. Credo che la maggior parte dei video presenti ora su questa videocassetta adesso sia facilmente reperibile su YouTube. Pensate come all'epoca non era per nulla facile riuscire a trovare i videoclip delle band punk rock. C'era Video Music che aveva qualche programma, metteva musica alternativa e quindi magari lo si registrava, ma i video erano tagliati, la qualità non era mai il massimo e quindi queste compilation su videocassetta erano veramente oro puro. Pensate come sono cambiate le cose nel giro di 20 anni. Adesso ti basta mettere un titolo su YouTube e ti spara il videoclip. Una volta la ricerca edulcorava un po' il tutto, dai, diciamocelo. Madonna, che discorso da vecchio boomer del cazzo che ho appena fatto. Vabbè raga, state attenti a non diffondere sto cazzo di virus, anche perché io ho una certa età. Comunque, videocassetta della Burning Heart, hanno corretto il titolo, Flames Still Burns,
le fiamme bruciano ancora. Ragazzi, noi come al solito ci vediamo domani o per un diario di quarantena o per un altro video che era già programmato con il canale. Bella a tutti, dai!